Venga qui, no, 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 scappi! Belardinelli, venga! Ma, scusi... Camorrano, Ovidio Camorrano. Ah, molto abito proprio di fronte a lei. Ah. Senta, ho visto tutto e voglio esprimerle la mia più viva solidarietà. Grazie. Dove va? Vado alla banca. Bene, l'accompagno, venga, venga. Salve. È una vergogna, è il caos. Ci troviamo in piena anarchia, caro mio. Siamo rimasti in pochi a rispettare le leggi del vivere democratico, mi creda. Per fare in modo che la gente si comporti civilmente non occorre una legge speciale. Basta applicare quelle esistenti e farle rispettare. È passato col rosso. Ecco il punto, rispettare le leggi. Oh, sia ben chiaro, io sono per la lotta politica. Noi tutti abbiamo lottato. Ma nell'ambito del marco costituzionale. E ora che le sinistre possono fruire democraticamente del potere, allora che fanno? Ci scavalcano, non stanno alle regole, tutti contro l'ordine costituito. Ecco, la vita è questa, contro le leggi. Dai, dai, dai! Se spostasse, per cortesia, se è seduto sul coso, sul contrassegno del servizio di Stato. Ecco, lo vede questo? Sono stato costretto a farmelo dare. Non riuscivo più a posteggiare la macchina, in sosta via tanto. E poi perché, diciamolo, io nutro un odio viscerale per il privilegio e ho soprattutto un sacro atavico rispetto. Che stiamo facendo senso vietato? Purtroppo, le leggi, chi le rispetta più? Guardi che c'è una macchina che vuol passare. Se ne accorge la paletta, la paletta, quella tecnica. La paletta della polizia. Rallentare, almeno nel senso unico. Lo vede? Lo vede che cosa siamo ridotti a fare per contrastare la troppa permissività? Perché qui, a furia di concessione, diritti alle minoranze, allargamento di aree democratiche, la confusione, il caos, il casino. Coglione, vengo dallo stop! Veramente, per lo stop è a noi che dovevamo dare la precedenza. Perché, caro mio, quando ci si trova di fronte a un popolo di immaturi, anche democrazia e libertà devono essere programmate. Lei è arrivato. Non mi dica che tiene i soldi in banca. Sì. Male, molto male. Scusi, ma dove li dovrei tenere? Non in banca. Nel materasso. Caro il mio amico, lei non ha capito che qui manderanno a farsi ciulare anche il segreto bancario e la gente come lei e come me che ha dovuto lottare per emergere e dovrà rendere conto dei suoi risparmi. È incredibile a che punto siamo arrivati. E retta a me. Tenga tutto fuori. 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 Fuori, 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 fuori. Scusi, ma lei tiene qualche soldo fuori? Tutto! Mi ci trovo benissimo. Lì sì, che c'è gente che ha rispetto per il denaro e per le leggi, mio caro. Vada, vada, vada. Fa sempre piacere conoscere delle persone oneste come lei. E mi raccomando, Belardinelli, rispetti e faccia rispettare l'ordine costituito, d'accordo? Si tolga dal marciapiede!